Buonasera ragazzi, buonasera. Come vedete sono nel mio camperuccio, ho appena finito di lavorare, ma prima di andare a casa voglio dedicarvi alcuni minuti perché sono rientrato stasera al lavoro. Scusate che bevo. Che sono stato a casa in malattia, che non per il coronavirus, ma che avevo dolori alle spalle e non mi potevo muovere per problemi di tendini e muscoli. E sia in questi giorni, parlando anche con mia moglie, con gli amici, con gli inquilini del palazzo che si incontrano, e sia tornando stasera al lavoro, quindi parlando anche con i colleghi, ho notato che c'è una certa situazione. Ovviamente non voglio parlare del coronavirus perché ormai se ne è parlato, se ne è detto de cotte e de crude, però alcune, aspettate che c'entro meglio, alcune cose forse a qualcuno possono sfuggire, forse, non lo so, io però intanto ve la butto lì. Vi volevo mettere in guardia su una cosa. Allora, a parere mio, se la situazione non cambia entro 15-20 giorni, credo che l'economia italiana sia finita, che già de suo non sta bene, ma adesso ancora di più, nel senso che tutte quelle persone che in questo periodo non stanno lavorando, quindi chi ha i locali, i negozi, discoteche, cinema, bar, ristoranti, che comunque non lavorano, sono chiusi. Se la situazione non cambia, ripeto, in queste 2 o 3 settimane, credo che metterà in ginocchio parecchie persone. Quindi il mio pensiero qual è stato? Questo perché ho avuto questo pensiero? Perché parte la mia esperienza personale, perché chi mi conosce veramente, chi sa a fondo la mia persona, che conosce bene, sa di cosa sto parlando e sa che ho esperienza nel campo. In questo periodo, come in altri periodi, ma in questo in particolare, potrebbe capitare che delle persone possano, come dire, avere difficoltà economiche, che sono del tutto normali e lecite vista la situazione che si è creata. E che magari per, come dire, ovviare a questa cosa, possano rivolgersi a banche e finanziari. Questo secondo me è uno degli errori più grandi che si possono fare. Mi spiego. È vero che ci sono tante persone che hanno risolto il problema, magari con un piccolo finanziamento, un piccolo mutuo, chi in passato ha avuto problemi e quant'altro. Ma considerate che il 60-70% forse di chi chiede un prestito o un mutuo fa una vita di merda. In che senso? Vi spiego. A parte il periodo, come dicevo adesso, che non è quello dei migliori, perché comunque i tassi sicuramente adesso si alzeranno, si saranno già alzati, eccetera, eccetera. Non voglio parlare dei tassi d'usura perché non è compito mio. Però che cosa succede? Che il momento che decidete, ovviamente per chi lo può fare, chi ha una busta paga, chi ha un pezzo di terreno, chi ha una casa, non stiamo a sottilizzare, io parlo in generale. Che il momento in cui entrate, varcate la soglia di una banca o di una finanziaria per chiedere un prestito, un mutuo, quello che sia, vanno già inculato. Vanno già inculato perché dal momento che firmate, che vi verranno dati i soldi, farete una vita di merda. Perché comunque i soldi costano cari. Ovviamente non sono io che vi devo dire queste cose, però vi ripeto, chi conosce bene la mia persona sa che ho esperienza nel campo e sa di cosa parlo. Quindi che cosa succede? Vi faccio un esempio pratico, una cosa così che almeno forse è un po' più chiara. Fate conto che state al mare,
D'estate al mare, avete affittato un pedalò, pedalate dentro l'acqua, vi godete il sole, magari ogni tanto vi fate un tuffetto, poi risalite e fate il pedalò. Mentre pedalate dentro l'acqua, che vi fate sto bagnetto, notate che c'è una persona in difficoltà, una persona che sta affondando, che sta affogando. Mo, voglio dire, anche a meno che non vi sta sulle palle che lo lasciate lì e fate finta di niente. La persona più cattiva di sto mondo, penso che gli venga istintivo allungare una mano per tirarlo su, perlomeno per portarlo a bordo. Almeno questo dovrebbe essere la cosa più umana da fare. Badate bene, che sopra al pedalò, invece di esserci voi, ci potrebbe essere al banco la finanziaria. Che state tranquilli che allungheranno una mano. Ok? L'allungheranno sicuramente, ma non per tirarvi su, ve la metteranno in testa per tenervi sott'acqua. E voi direte: "E vabbè, ma così muori." No, e qui è l'errore, che loro non ti fanno morire, non ti fanno affogare. Perché? Perché se tu affoghi non sei più fonte di guadagno. Avete presenti quei film, quelli western, i film d'azione, dove, no, quando per far parlare una persona lo prendono dei capelli, lo mettono dentro la vasca d'acqua, quello, tutte le bolle, poi ogni tanto lo tirano fuori, quello. Allora, alla fine, per la disperazione, per la paura, quello di affogare, parla. Così fanno le banche, così fanno le finanziarie. Ti tengono sotto, ti fanno quasi affogare e poi ogni tanto ti fanno via una boccata d'aria. Come ve la fanno prendere sta boccata d'aria? Con altri prestiti, con altri finanziamenti. E qui c'è il secondo errore più grande. Arrivare al punto di fare un debito per pagare un altro debito. Perché, ragazzi, ci vuole un attimo. Anche se al momento può sembrare che sì, no, vabbè, ma tanta rata di 100, 200, di 50, di 300 euro al mese che ci vuole, di qua e di là. Pesa. Pesa. Quindi loro vi allungheranno questa mano e ogni tanto vi faranno via sta boccata d'ossigeno. E qui subentra il discorso che vi dicevo prima della vita di merda, perché voi lavorerete una vita per pagare i debiti, per pagare loro, per far guadagnare e vivere belli, sereni e tranquilli loro. Tanti di voi penseranno: "Beh, vabbè, ma io non ci vado né alla banca né alla finanziaria, vado alla posta." Bene, partiamo dal presupposto che la posta non dà finanziamenti, ovvero li dà. Le poste italiane non erogano soldi, almeno per quello che ne so io. Ma non ricordo in che anno, comunque nei primi anni che entrò l'euro, a un certo punto le poste italiane si presentarono come Banco Poste Italiane. Perché? Perché comunque si era adeguata a quello che era il mercato delle banche, eccetera, eccetera. Ma sappiate, per chi non lo sa questo, che se fate un finanziamento con la posta, perché le poste fanno finanziamenti poi a tassi più o meno vantaggiosi, io questo non lo so, non voglio indagare, non avete a che fare direttamente con Banco Posta, cioè con le poste italiane, ma con la Deutsche Bank, perché le poste italiane si appoggiano sulla banca tedesca, sulla Deutsche Bank, che guarda caso, a suo tempo, quando entrò l'euro, evidentemente ha capito dove era il potenziale, nel senso che tantissimi italiani, visto le batoste che dava l'euro, che continua a dare, ma che ha dato i primi tempi, toglievano, chiudevano tutti i conti correnti, chi aveva pochi spiccioli, chi aveva qualche risparmiuccio, chi aveva veramente i soldi, magari li metteva alla posta. Ha fiutato come si dice, ha fiutato il guadagno e quindi si è presentata, adesso si presentano come Banco Poste Italiana. Ma sappiate che avete a che fare con
con Deutsche Bank. Tutto questo discorso, sicuramente tanti di voi già sanno queste cose, tanti di voi ci saranno già passati, tanti no, però era un mio pensiero di questa sera, dopo i discorsi che ho fatto, come vi ripeto, con gli amici e con i colleghi, e quindi come posso dire, una mia preoccupazione, perché qualcuno potrebbe incappare in questi errori. Purtroppo banche finanziarie sono così, sembrano che ti vogliano aiutare, ma in realtà, visto come la pubblicità, no? La banca intorno a te che col bastone fa il cerchio, come dice Alessandro Di Carlo, che è un comico, dice: il cerchio è la circonferenza del bucio di culo che ti vogliono fare, e in effetti è vero. Quindi ricordate questo: come varcate quella soglia, vanno già fregato. Con questo vi lascio, sì, 11 minuti, 12 di discorso, spero che a qualcuno possa tornare utile, pensateci bene prima di, non dico di non farlo, pensateci bene, valutate il tutto, i pro e i contro, perché ragazzi, trovarsi nella merda fino a qui, ci vuole un attimo, poi per uscirne fuori è dura, credetemi che è dura, ve lo posso garantire. Un bacio, buonanotte a tutti, vado a dormire pure io, c'ho sonno, si vede dall'occhio.